Eccoci di nuovo a bordo, siamo ormai a buon punto della nostra manutenzione. Oggi vedremo come fare il tagliando sul motorino fuori bordo, poi come smontare, pulire e verificare la pompa di sentina, come preparare l'ancora e la catena e come prendere le misure e crearsi un lazy jack che viene molto comodo per ammainare la randa. Anche il motore fuori bordo deve essere trattato come un motore normale, quindi tagliandato, revisionato, aperto e ispezionato. Non deve essere abbandonato all'interno del gavone fino alla stagione successiva, altrimenti ci darà solo problemi, soprattutto in fase di avviamento e di partenza. I motori fuori bordo sono divisi sostanzialmente in due parti, una che sta sotto questo carter, che è la parte meccanica, quindi dell'avviamento, carburatore, serbatoio, candela, e una che è nella zona del piede, che è la trasmissione, quindi elica, girante e l'olio di lubrificazione. In questo caso, per aprire il nostro carter, possiamo sollevare le cerniere e rimuovere il coperchio. Cercate sempre, quando lavorate, di lavorare in una zona dove i pezzi, se anche cadono, possiate recuperarli, quindi evitate magari l'interno del pozzetto o di lavorare su un pontile. Le parti che più ci interessano sono sicuramente la parte anteriore, dove abbiamo l'avviamento, lo stop, la manopola con la corda per fare l'accensione. In questa zona possiamo individuare il carburatore e il cavetto che va all'acceleratore. Da questa zona invece possiamo vedere la parte del serbatoio, su questo lato, sul retro, abbiamo la candela. Ora dobbiamo accedere alla zona del carburatore, per fare questo dobbiamo smontare questo carterino, in questo caso che è tenuto da due bulloni. Se invece dobbiamo lavorare sulla corda o sul serbatoio, dobbiamo smontare la parte anteriore. Iniziamo con l'allentare la zona del coperchio della corda. Possiamo ora rimuovere il coperchio, che come vedete trattiene il meccanismo del disco con la ruota, che si può svitare attraverso questo bullone. Possiamo quindi sostituire la corda. La corda è fissata alla fine con un nodo. L'importante è verificare che la corda e la molla siano in perfetta efficienza. In questo caso la corda si presenta ancora in buono stato, per cui non andiamo a sostituirla. Possiamo così spostare leggermente la parte dell'accensione. Fate attenzione a non tirare i cavi, se necessario basta allentare questo bullone e sfilare l'interruttore. Per quanto riguarda il serbatoio, come possiamo vedere, una volta allentati i bulloni si può smontare. Uno dei punti più delicati è proprio l'uscita sostanzialmente del tubo della benzina. Qui vedete, è tenuto da una fascetta, in questo caso di plastica, a volte sono fascette metalliche che con una pinza becchi si possono rimuovere. Questo punto spesso contiene una retina, un filtro, pertanto muovetelo con cura. Possiamo a questo punto aprire la pipetta della candela e smontare la candela. Controllate sempre anche l'interno, che non ci siano incrostazioni o sporco. E ora, con una chiave per candele, svitiamo la nostra candela. Come possiamo vedere, la candela si presenta abbastanza sporca e anche bagnata. In questo caso dovremo pulirla con la spazzola di ferro, a mano o col trapano, verificare nel caso la distanza tra l'elettrodo e la linguetta, e poi, una volta montata di nuovo nella pipetta, in questo senso, possiamo dare un paio di colpi con la corda per vedere che ci sia la scintilla. Se non ci fosse scintilla, abbiamo sicuramente un problema elettrico, quindi un problema magari nella pipetta, che va smontata e controllata. Per pulire la parte tra l'elettrodo e la linguetta potete utilizzare un po' di carta vetro. Questa è la zona che vi deve garantire il miglior contatto ed è quella che deve essere pulita. Poi possiamo pulire la zona del filetto e la zona superiore della linguetta.
Una volta pulita la candela, controllate anche lo stato interno delle parti metalliche in generale, nel senso che sono tutte in acciaio, in ferro, per cui magari a volte è bene passare un po' di grasso nelle varie parti, pulendo prima dalla ruggine e dalla corrosione. A questo punto possiamo cominciare a lavorare sul carburatore. Per pulirlo è necessario smontarlo. A volte è necessario togliere tutto il carter e generalmente basta allentare, come in questo caso, le due viti o i due bulloni che tengono il filtro dell'aria. Ecco come appare il nostro carburatore. Qui possiamo identificare il filtro dell'aria sulla parte anteriore, dietro la mascherina. Da questo lato possiamo vedere il cavo dell'acceleratore, che chiaramente deve essere allentato. Mentre da questo lato possiamo vedere dove è inserito praticamente all'interno della manopola. Staccato ora il tubo della benzina, possiamo finalmente procedere ad allentare le viti del filtro e sfilare il nostro carburatore, che poi puliremo a banco. A questo punto possiamo controllare anche i movimenti dell'acceleratore e della farfalla all'interno del carburatore, quindi della sua valvola. Controllate che non ci sia sporco tra le parti, pulite il carburatore all'esterno. Se vedete dello sporco nelle parti più remote, potete sempre allentare il galleggiante e arrivare proprio fino alla parte più lontana del carburatore.
spruzzata con della vaselina spray o dell'olio al silicone. Questo serve per proteggere tutte appunto le parti dall'eventuale corrosione che si creerà negli anni. Solo smontando e facendo la manutenzione periodica possiamo garantirci un motore fuori bordo efficiente. Se non vi siete presi cura spesso della vostra pompa di sentina utilizzandola o facendole pescare acqua con dell'olio d'oliva, può succedere che le guarnizioni si seccano. Come accorgersene? È semplice. Quando la utilizzate o se la utilizzate avrete sicuramente delle perdite, oppure la membrana sarà talmente dura che non riuscirete più a utilizzare la leva, oppure perfino la membrana si può rompere, per cui pomperete a vuoto. È necessario quindi smontarla dal gavone, dalla paratia dove si trova e mettersi a banchetto per aprirla e vedere in che condizioni sono all'interno le guarnizioni e le valvole in gomma che Ora che abbiamo smontato la nostra pompa di sentina e pulito tutti i pezzi, possiamo vedere come possiamo rigenerare la nostra guarnizione e la nostra O-ring, che potrebbe essere una cosa interessante nel caso non si riuscissero a recuperare i pezzi di ricambio o siamo in una situazione di emergenza. In questo caso quello che ci serve è o dell'olio di vaselina o del grasso al silicone. Dobbiamo lubrificare bene la guarnizione e serrare molto bene con un po' di forza tutta la nostra pompa. Ora procediamo pure al rimontaggio. A questo punto stringiamo la nostra guarnizione in sede, posizioniamo l'altra guancia, l'altra metà del coperchio, assicuriamoci di centrare bene i fori
della nostra guarnizione. E a questo punto siamo pronti per eseguire il rimontaggio di tutta la nostra pompa. Ricordate quindi di prendervi cura della vostra pompa e di lubrificare spesso le guarnizioni. Solo così vi garantirete una pompa di sentine sempre efficiente. Anche la catena e l'ancora richiedono un pochettino di manutenzione. Quando avete l'imbarcazione in secca, potete scaricare la vostra ancora e la vostra catena su un pallet appoggiato per terra e potete quindi sciacquarla con cura, lavare il gavone. Questo vi eviterà che ci siano residui di sale, che quindi la catena morda sempre bene sul barboten, e inoltre gli ombrinali resteranno liberi e puliti. A questo punto possiamo scaricare la nostra catena. Ora che la nostra catena è stata appoggiata sul pallet, la possiamo sciacquare abbondantemente con dell'acqua e, visto che è in buono stato, possiamo anche disporla su questi due cavalletti e possiamo prendere delle misure. Le misure ci servono per fare le marcature. Le marcature possono essere fatte, ad esempio, ogni 10 metri. A questo punto possiamo, con un decametro, partendo dall'ancora, marcare la lunghezza della catena che ci può servire. Identificare la catena che abbiamo per l'ancora è importante. Questo ci aiuterà quando dobbiamo fare gli ancoraggi o gli ormeggi usando l'ancora, perché possiamo stabilire le lunghezze. Ricordiamo che le lunghezze sono sempre 5 volte l'altezza del fondale. Pertanto avremo bisogno di fare delle marcature ogni 10 metri o 15 metri, a seconda di quanta catena possiamo tenere all'interno del nostro gavone. Per marcare la catena esistono due sistemi, uno classico e anche economico, che prevede che con una bomboletta spray possiamo semplicemente fare una marcatura su un pezzo di catena. Ora qui per semplicità abbiamo solo degli spezzoni, ma voi potete sapere che potete appendere dei pezzi di catena sotto il vostro invaso e fare delle tracce spray di circa mezzo metro l'una. Poi potete alternare anche i colori e potete veramente sbizzarrirvi. Per spruzzare la catena l'importante è che sotto sia zincata sostanzialmente, e ogni stagione dovrete ripassare chiaramente la vostra verniciatura. Date sempre una o due mani, e se dovete alternare dei colori, quindi in questo caso potrebbe essere giallo, grigio, giallo, potete aiutarvi a marcare la zona con un pezzo di scotch di carta. Lasciamo quindi asciugare la nostra catena. Più tardi potremo dare una seconda mano. Un altro sistema, un po' più recente e altrettanto pratico, è quello di inserire i chain rainbow all'interno della sede della catena. Possiamo per farlo aiutarci con un cacciavite. Potete vedere che si appoggia, a volte basta la pressione delle mani, a volte è necessario l'uso del cacciavite. Potete quindi anche in questo caso sbizzarrirvi con i colori a disposizione e creare le giuste composizioni di colori per farvi riconoscere il calumo della vostra catena. Come ultima cosa, ricordate che è bene avere una seconda ancora, e se dovete fare delle giunzioni catena con catena potete utilizzare una falsa maglia oppure un grillo dell'adeguato carico di rottura. Questo è fondamentale per garantirvi la tenuta sul fondale. Inoltre posso personalmente consigliarvi che una delle migliori ancore che possiamo avere sul mercato al momento è l'ancora a grappino. Questa ancora infatti prende sempre su qualunque tipo di fondale. Tenete conto che la seconda
con ancora di solito si usa proprio quando la prima non ce la fa, o per peso o per forma, a garantirvi la tenuta sul fondale. Quindi utilizzate una seconda ancora da appennellare con 5 metri di catena. Ammainare la randa spesso può essere un problema, soprattutto se siete con equipaggio ridotto. Per aiutarci a fare una manovra corretta, sicura e veloce, possiamo utilizzare un lazy jack o un lazy bag. La differenza tra i due sistemi è che il primo prevede una serie di cordine di diametro da 5-6 mm che cadono, scendono dall'albero e creano una rete attorno al boma che raccoglie la randa quando viene ammainata. Il lazy bag invece si differenzia perché ha proprio un sacco, praticamente sono due metà o un pezzo unico che parte dal boma e raccoglie la vela. Poi attraverso una cerniera si chiude la vela all'interno appunto di questo sacco. Generalmente quello che ci serve è appunto una cordina con una lunghezza sufficiente per arrivare alle seconde crocette, ma anche alle prime, una serie di bozzelli adeguati e una corda metrica. Quello che noi dobbiamo fare è salire sull'albero o andare fino alle crocette e far passare la cordina anche per esempio negli appositi passaggi per le bandierine, oppure forare sull'albero e inserire dei rinvii. Ora mi metto il bansigo, salgo e comincio a fare l'operazione. Mettiamo in chiaro le due cordine, prendiamo le due estremità che ci porteremo insieme sulla testa d'albero in modo tale da farle passare all'interno dei rinvii. Per evitare di perdere le scotte del lazy jack che abbiamo appena montato, la cosa migliore è farle passare all'interno della bitta e fare un 8 di arresto. In questo modo non cadranno mai, non capiterà mai che finiscano in alto e quindi ci costringano a un giro fino alla seconda crocette. A questo punto possiamo iniziare a costruire il ragno che ci serve per tenere la vela. Quindi posizioniamo la vela tutta da un lato in modo tale da liberare il boma. Sul boma potete avere o potete anche fare, fissare degli anellini dove far cadere i rinvii del lazy jack. Oppure, come in questo caso che abbiamo una base libera per la randa, possiamo fissare la cima con un parlato o con una gassa. Chiaramente il nodo sarà abbastanza stretto
per evitare che la cima possa scorrere verso prua o verso poppa. A questo punto, con tre pezzi di cima di circa 4 metri e mezzo l'uno, possiamo iniziare a costruire il nostro lazy jack. Primo bozzellino da fissare qui al terminale che abbiamo messo sull'albero. Assicuriamolo con una gassa adamante. A questo punto possiamo far passare la prima guida. Per non creare confusione, drizziamo leggermente il lazy jack. Siamo ora pronti a montare altri due bozzellini. Con altre sempre due gasse davanti agganciamo i nostri bozzelli. Esistono in commercio anche kit già pronti per fare il lazy jack, tuttavia a volte sono fin troppo costosi, per cui per farselo veramente basta poco e con un po' di economia e voglia di fare si riesce a fare un lazy jack altrettanto efficiente. Assicuratevi sempre che la corda sia un tipo di corda che non accumuli giri di memoria. Usate quindi anche bozzelli fissi senza lo snodo, perché quelli, se non hanno la tensione adeguata, non sfogano i giri di memoria della cima. Ora drizziamo ulteriormente il nostro lazy jack. A questo punto possiamo iniziare a fissare le nostre manovre sul boma. Partendo dall'alto, dal nostro primo lazy jack, abbiamo creato un ponticello, quindi con due uscite, e poi l'abbiamo sdoppiato ulteriormente. Quindi sul boma abbiamo quattro terminali, quattro punti di attacco che terranno la nostra vela. Ora verifichiamo che tutto il circuito sia efficiente e funzioni bene. Chiaramente potremo ottimizzare la posizione dei vari punti sul boma a seconda del tipo di randa che abbiamo, se è steccata oppure se è molto allunata o se ha stecche corte. Una volta fatto questo, possiamo anche montare la parte opposta. A questo punto possiamo finalmente slacciare le nostre ritenute che mettevamo sempre in modo così provvisorio. Chiaramente se vogliamo possiamo mettere il ragno una volta che siamo arrivati in porto. Possiamo vedere che abbiamo regolato in pari il lazy jack di destra e quello di sinistra e abbiamo messo in chiaro la cima all'albero. A questo punto, se qualcuno volesse per esempio farsi fare un lazy bag, è necessario dare chiaramente la lunghezza del boma, il diametro della canalina per far infierire il lazy bag e con la bindella due misure fondamentali. La prima è il collare che si crea attorno all'albero, quindi il giro che viene fatto proprio da una parte all'altra, e la parte di testa, cioè dove c'è la penna. In questo caso leggiamo 2 metri e 40 in questo punto, mentre più in alto ci basterà salire attraverso i gradini e rilevare quest'ultima misura.